Ecco, arriva un grido di allarme da questo settore che è stato fortemente colpito dal Covid, ma ce ne sono anche altri. Come si può rispondere? Ma intanto arriva anche un messaggio di ringraziamento e di speranza attraverso le stelle di Natale offerte da Coldiretti nei confronti del personale sanitario, del personale medico che ancora sta in trincea facendo tutto quello che veramente è possibile per contrastare questa ripartenza della pandemia, che comunque ora vede una curva stabilizzarsi, e questo ci fa ben sperare che nei prossimi giorni possiamo anche ritornare in zona arancione e quindi superare tutte quelle ristrettezze che stanno anche attanagliando il mondo economico. Per il resto questo settore, come altri settori dell'economia, hanno bisogno di essere sostenuti. Il governo ha fatto più di un decreto a sostegno e a ristoro del mondo economico. In regione recentemente abbiamo approvato una variazione di bilancio allegando un ordine del giorno che noi abbiamo proposto per sollecitare il Presidente ad avere un ruolo attivo in conferenza Stato-Regioni per cercare di includere nei ristori che avverranno da qui alle prossime settimane anche quei settori che non sono stati fino ad oggi toccati e quindi non hanno avuto una attenzione che anche per loro è necessaria. Ovviamente l'agricoltura è un settore fondamentale, importantissimo per la nostra economia, per il nostro Made in Italy, e quindi credo che questa azione che loro hanno fatto sia degna di una straordinaria attenzione che d'altro canto noi stiamo dimostrando non soltanto con gli atti che abbiamo proposto in Consiglio regionale, ma anche con la nostra presenza e la vicinanza qui questa mattina. La vicinanza ovviamente al personale sanitario, ma anche a chi sta lottando per mantenere in piedi delle aziende che noi speriamo possano riprendere il loro percorso e il loro lavoro il prima possibile.